Caro Leonardo, ti scrivo perché così quando arriverai avrai qualcosa da leggere e da vedere. Voglio raccontarti di un viaggio da cui sono appena tornato. Strano, delle vacanze in genere rimane solo qualche ricordo e qualche foto sbiadita, mentre di questo rimarrà una sensazione più forte. Ed è proprio per questo che te la voglio raccontare. Ma facciamo un passo indietro. Non so come vi sposterete voi, ma adesso per fare dei viaggi molto lunghi si usano dei grossi uccelli metallici volanti chiamati aerei. E per salirci sopra si va in aeroporto. Ma in questo viaggio non ci vado da solo. Ci vado? Con quel signore là. Che tu conosci molto bene. Sì, è mio papà. La destinazione del volo è il Kenya, a Mombasa, facendo uno scalo a Zanzibar. Magari per te fare 10.000 km è poco, ma ai giorni nostri è un viaggio abbastanza lungo. Sì, circa 8 ore. E quando dopo tanto viaggiare penso di essere arrivato, invece bisogna salire su un altro mezzo, questa volta senza ali, e percorrere altre 2 ore su strade dissestate per raggiungere la nostra destinazione finale, Watamu. Probabilmente la tua casa sarà tutta tecnologica e magari ti chiedi com'erano le stanze ai miei tempi. Difatti facciamo un room tour. Come vedi, è tutto molto semplice. Uno dei motivi per cui il Kenya è bello è per il mare. In Kenya ci sono anche delle tribù, la più famosa sono i Masai, e sono facili da riconoscere perché sono sempre vestiti di rosso. I Masai veri hanno due prerogative che sono: mancano i denti centrali e hanno i buchi delle orecchie. Come vedete qui, nessuna di queste caratteristiche perché sono un buon spettacolo per i turisti. Un ciao continuo. Ciao. Ciao Dumbo. Purtroppo qui ci hanno anche detto tanti che anche i pacchi umanitari che arrivano, che spediamo dall'Italia, che il governo italiano spedisce, tante volte vengono fermati, poi non vengono distribuiti alla gente del posto, ma vengono rivenduti in quegli specie di shop. Ti starai accorgendo che l'Africa è piena di sfaccettature. Può essere un paradiso naturale o un inferno soffocante. Ed è quando esci dalle strade costruite per i turisti e ti avventuri in giro che vedi una faccia che fa un pochino male. Ma sai qual è la cosa più strana? Che loro non hanno niente. Molte volte nemmeno da mangiare per sopravvivere. Eppure sai cosa fanno? Sorridono. Come si chiama? Magari tu avrai una piccola astronave su cui ti sposti, mentre in Africa esistono diversi mezzi di trasporto. I tuk-tuk, che sono delle specie di api. E i mototaxi, su cui si può andare anche in 5 volendo, senza casco ovviamente. Ma i mezzi di trasporto non finiscono qui, perché ci sono anche quelli acquatici. L'acqua in cui siamo è acqua salata e l'acqua di mare, e tutto quello che vedete qua intorno sono tutte mangrovie. Ragazzi, il nostro gondoliere si chiama GG, seguitelo su Instagram. Ce l'hai Instagram? No. No, ok. No. No, non seguitelo su Instagram.
addentrando probabilmente rimarremo incastrati. Ah, sante sana! Io e mio papà siamo andati in Kenya con 5 valigie. Non erano piene dei nostri vestiti, che invece erano tutti contenuti in uno zaino. Questa mattina ci siamo armati di zaino che abbiamo riempito con tutte le cose che abbiamo portato dall'Italia, quindi quaderni, vestiti. Però non andremo nei soliti posti in cui ti portano qui, perché sono un po' delle attrazioni turistiche purtroppo e non tanto realistiche, tipo le scuole, ma ve ne parlerò nel prossimo video, quello dedicato al safari. E abbiamo deciso così di improvvisare, ci stiamo addentrando da un tot nella natura e speriamo di trovare un villaggio a caso con dei bambini a cui consegnare tutto quello che abbiamo portato. Probabilmente tante maglie o giocattoli che noi gli diamo a loro non servono, però diventano comunque merce di scambio, per cui magari se hanno delle magliette in più possono andare a venderle, scambiarle con della farina, con del riso o con altre cose. Leonardo, il mondo di oggi si divide in due grandi categorie, chi ha più cibo che fame e chi ha più fame che cibo. Spero che quando arriverai non ci sarà più questa distinzione. Ho visto tante cose in questo viaggio, case fatte di paglia e fango che alla prima pioggia possono crollare. Ho visto donne camminare ore sotto il sole dell'equatore con un recipiente in testa per portare da bere ai loro figli. Ho visto classi in cui c'era una penna ogni 3 bambini e scrivevano a turno. Ho visto un pacco di farina fare la differenza tra la vita e la morte. L'Africa è un posto strano, dove quando cala il sole non si schiaccia un interruttore, ma si accendono le candele. Ma un proverbio africano dice: il sole non dimentica nessun villaggio, e così ogni mattina ci si rialza e ricomincia la lotta alla sopravvivenza. Leonardo, ho scritto a te non sapendo nemmeno se mai arriverai, ma spero sarai più fortunato dei tanti bambini che ho incontrato in questa avventura, e l'unica tua fortuna sarà solo di non essere nato nella parte sbagliata della terra. Forse ora non lo capisci perché sei piccolo, e io ti sto cercando di raccontare una cosa così grande che probabilmente, nonostante la mia età, non riesco a capire nemmeno io. Se ripenso a quando ero piccolo come te, mi dicevano «mangia quello che hai nel piatto» e tutte le storie che facevano, rendendomi conto di quanto fossi fortunato, un po' mi sento in colpa. Pensa, ai miei giorni ci lamentiamo e siamo tristi magari perché la nostra squadra del cuore perde o perché non abbiamo abbastanza like a una foto, mentre ci sono persone che conservano il sorriso nella più totale miseria. Questo sì che mi ha fatto riflettere. Questo viaggio mi ha cambiato, mi ha fatto rendere conto di come le priorità cambino a distanza di qualche migliaia di chilometri. Spero non ti mancherà mai niente, Leonardo, devi essere felice e non avere pensieri come ogni bambino avrebbe diritto di essere. Perché se stai bene tu, stanno bene anche le persone che ti stanno intorno, e forse un modo per farlo c'è. Sorridi, sorridi sempre.